Tutti hanno letto l'Odissea, chi per motivi scolastici, chi per passione. Ma da molto tempo ci si interroga sul fatto che i poemi omerici possono aver avuto un'ispirazione da luoghi molto particolari, insomma, che nelle leggende ci sia un filo di verità. Bene, la risposta a questo interrogativo naturalmente non è certa, ma è estremamente interessante notare come tutte le possibili location per l'Odissea sono più o meno localizzate in quella che una volta veniva definita Magna Grecia, cioè quella che noi oggi chiamiamo il Sud Italia. E siamo qui al Museo Archeologico Paolo Orsi di Siracusa, il più grande museo archeologico d'Europa, per capire dove è nata la credenza dei ciclopi. Probabilmente si tratta di una deduzione errata. Partiamo dall'inizio. In Sicilia, soprattutto nelle zone di Siracusa e Catania, sono stati ritrovati diversi resti fossili di una specie molto particolare di elefante, l'elefante nano. Si tratta di esemplari praticamente identici a quelli che noi oggi conosciamo, solo molto più piccoli. Il fenomeno del nanismo è abbastanza frequente nelle isole. Quello che è successo probabilmente è che questi animali sono giunti dall'Africa quando ancora i continenti non erano separati come li vediamo oggi e nel corso dell'evoluzione si sono adattati, millenni dopo millennio, alla nuova situazione isolare. Ora, se guardiamo bene il cranio di uno di questi elefanti che il museo ci ha permesso di fotografare, notiamo che gli occhi stanno ai lati, gli organi degli occhi sono ai lati, mentre al centro vi è un foro proprio in mezzo alla fronte. Ora, questo foro serve per la promoscide, ora noi lo sappiamo, ma immaginiamo un uomo dell'antica Grecia che rinviene in una grotta un cranio come questo. Beh, quello che può sembrare naturalmente è la testa di un uomo leggermente più grande di quello di un uomo normale, forse un gigante, con un unico occhio al centro della fronte. Questo, naturalmente, era l'unica spiegazione possibile per quell'epoca. E dunque il mito del ciclope, uomo gigante che vive nelle grotte, dove appunto sono stati ritrovati questi resti, con un unico occhio in mezzo alla fronte.